Assessore Ghisalberti, torna anche quest'anno l'appuntamento con Dore Drink. Sì, questo di oggi qui da Ezio Gritti è il primo di una serie di incontri per ricominciare a rincontrare il nostro pubblico, il pubblico della lirica, il pubblico che sta aspettando la nuova stagione lirica, il Donizetti Opera. Sono importanti questi incontri, questa sera Francesco Micheli racconterà come si svolge la stagione lirica, è la riapertura, ma di fatto durante tutta l'estate abbiamo lavorato, dall'ultima grande serata spettacolare della Donizetti Night ad oggi sono continuati i lavori, soprattutto sono partiti i lavori del teatro Donizetti, e questo è molto importante per la città che vedrà restituito un teatro meraviglioso. E abbiamo cambiato gli uffici dove sta il direttore Francesco Micheli con tutto il suo staff oggi sono a casa Suardi, in Piazza Vecchia, accanto al Teatro Sociale che ospiterà tutta la stagione il Donizetti Opera. E la biglietteria, questa cosa molto importante, la nuova sede è proprio lei di Piazza Vecchia, proprio lei di Porta Nuova. E già ci sono le code per rinnovare gli abbonamenti, sono ancora aperti, lo sbigliettamento è iniziato e quindi invito tutto il pubblico che ama la lirica a andare ai propri dei di Porta Nuova ed acquistare nuovi biglietti. È una stagione importante che inizia con un'opera contemporanea, un'opera creata sulla vicenda, sul giallo della scomparsa di Majorana. È un'opera che è nel circuito Opera Lombardia, che quindi viene rappresentata a Bergamo, ma poi passerà nelle altre città di Regione Lombardia, e noi lo facciamo in collaborazione con Bergamo Scienza. E questo è un appuntamento molto importante. Poi ci sarà la room, Escape Room in casa Suardi, dedicata appunto a Majorana, uno spazio speciale per risolvere quesiti di logica matematica, una cosa molto particolare. E invitiamo appunto tutti i cittadini a fare questa esperienza immersiva in un'opera contemporanea che si rifà al grande matematico scomparso. E poi continua, questa sera Francesco Micheli presenterà la stagione, molto ricca come al solito, con opere molto importanti come Il flauto magico, e poi arriveremo alla Donizetti Opera, che sarà davvero speciale quest'anno.